Il mercato dei green bond è un'asset class che è cresciuta in modo sorprendente in questi ultimi 5 anni, trasformandosi da segmento di nicchia in un mercato che a fine settembre ha raggiunto una capitalizzazione di 645 miliardi, superiore ad esempio a quelli degli high yield europei. Noi di NN Investment Partners, proprio come pionieri in questo segmento, siamo oggi leader di mercato con oltre 3 miliardi in gestione in strategie green bond. E proprio grazie a questa posizione privilegiata vediamo che gli investitori si rivolgono a noi anche proprio come fonte di dati e di analisi. Prima di rispondere alla domanda legata proprio all'evoluzione dei green bond, farei giusto una breve premessa per chiarire che cosa sono i green bond. Vedremo poi perché sono diventati uno degli strumenti finanziari preferiti da parte della Commissione europea per sostenere la transizione verso un'economia sostenibile. Quando parliamo di green bond, parliamo di obbligazioni verdi, i cui proventi servono a finanziare dei progetti, attività o beni che hanno un impatto positivo e misurabile sull'ambiente. I primi green bond sono stati emessi nel 2008 dalla Banca Europea degli Investimenti, ma il mercato dei green bond ha cominciato a crescere tra il 2013 e il 2014, quando sono stati pubblicati i primi green bond principles, quindi delle linee guida, che hanno migliorato la trasparenza per gli investitori e chiarito i requisiti per gli emittenti. Nei primi anni il mercato dei green bonds era dominato dagli emittenti sovranazionali, dalle banche di sviluppo multilaterali ed emittenti del settore pubblico. I principali emittenti ad oggi sono Francia, Olanda, Belgio, Germania ed Irlanda. L'Italia ha recente comunicato nelle settimane scorse che lancerà un BTP green di più emissioni spalmate nei prossimi anni, di cui la prima tranche potrebbe già arrivare entro la fine di quest'anno. I 6 settori che saranno finanziati andranno dalla mobilità sostenibile alla prevenzione dall'inquinamento fino al risparmio energetico. L'altro segmento dei green bonds in forte crescita è il mercato delle emissioni societarie, che è cominciato a svilupparsi nel 2014 ed era concentrato da allora nei settori dell'energia, immobiliare e finanziario. In questi ultimi 2 anni le emissioni societarie hanno guidato il mercato delle emissioni verdi grazie a un numero sempre maggiore di emissioni anche del settore industriale. Abbiamo visto di recente le emissioni di Volkswagen e Daimler per finanziare lo sviluppo di veicoli elettrici, dei consumi tipo Coca-Cola e della tecnologia come Apple. Quello che ci chiedono spesso i nostri investitori è: ma tutto quello che brilla è veramente verde? Poiché i green bond sono strumenti che si, tra virgolette, autoproclamano verdi, per evitare il rischio di greenwashing, NN Investment Partners seleziona solamente progetti destinati ad apportare un contributo positivo e misurabile sull'ambiente, ma e soprattutto emissioni che sono rilasciate, emesse da società realmente impegnate ad affrontare questioni fondamentali di sostenibilità, non escludendo quindi dall'analisi creditizia anche gli aspetti di corporate governance e aspetti sociali. Di conseguenza, noi tendenzialmente escludiamo circa il 15% di tutte le emissioni in circolazione. Per questo motivo siamo convinti che la gestione attiva possa svolgere un ruolo veramente significativo nella selezione delle vere emissioni verdi. Uno, attraverso l'analisi della rendicontazione che dimostra in via definitiva che i proventi di un green bond sono effettivamente destinati a progetti verdi. Due, il dialogo attivo e costante con gli emittenti, definito engagement, permette di essere certi della strategia aziendale e quindi ci dà la possibilità di essere in grado di prendere le migliori decisioni di investimento per conto dei nostri clienti. Riteniamo infatti che le società con strategie di sostenibilità a lungo termine siano più lungimiranti, più innovative e soprattutto più resistenti alle ricadute negative del cambiamento climatico. Per arrivare ai giorni d'oggi, vediamo che la crisi provocata dal coronavirus ha contribuito a evidenziare le qualità proprio dei green bonds come uno strumento di cambiamento e ha anzi incoraggiato alcune società a riesaminare le proprie strategie di business e prepararsi alla prossima crisi, che potrebbe essere una crisi climatica. Inoltre, vediamo che le emissioni verdi sono diventate uno strumento importante all'interno del Green New Deal per indirizzare i flussi di capitale a favore di un'economia verde.
A settembre, infatti, la Commissione europea ha fissato l'obiettivo di raccogliere tramite Green Bond circa il 30% dei 750 miliardi di euro a disposizione del Next Generation Fund. E questa spinta porterà ad un allargamento della base degli emittenti anche in una prospettiva regionale e settoriale e creerà per noi investitori istituzionali e privati ulteriori opportunità di investimento, potendo ad accedere a un mercato liquido, in forte crescita, con un profilo di rischio e rendimento estremamente interessante e anche nella consapevolezza di sostenere quei progetti e quelle imprese che stanno lavorando ad un mondo migliore e più resiliente.